Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qua per giocare la seconda parte della fase di qualificazione. Eh sì, quindi sei carico per quest'ultima partita. Avete vinto le prime due, adesso dovrete vincere anche la terza per mettere in archivio quello che è il discorso qualificazione. Anche perché ricordiamo, più gare vincete, più avete possibilità di sfidare una squadra potenzialmente più scarsa negli ottavi di finale. Sì, infatti è importante vincere, quindi vediamo come andrà. Sicuramente ci impegneremo al massimo e speriamo di vincerle. Vabbè, come avete visto anche nello scorso video, ancora una volta sarò lì in cabina di regia a prendere la posizione da telecronista. Quantomeno ci proverò. Eh sì, chiaramente oggi magari le partite non saranno di un livello ancora particolarmente alto, magari lo vedremo più che altro nelle prossime partite. Però chiaramente dobbiamo vedere anche come sono gli avversari. Oggi affrontate il Castelghetto, bar centrale. Come ti senti di arrivare a questa partita? No, mi sento bene, dai, siamo carichi per questa seconda parte. Come detto è importante vincere per arrivare, per posizionarci bene e giocare partite più facili domani. E quindi niente, è importante, puntiamo a vincere tutte le partite. Allora direi che non c'è nient'altro da dire, noi prendiamo posizione, te prendi la tua mantonella in campo. Iniziamo questa seconda parte della qualificazione. Andiamo! Allora iniziamo quindi con la terza partita. Parte subito in possesso la squadra casacca verde, numero 8 va in gestione. Subito fase difensiva, intanto abbiamo visto Fabio che in questo caso è partito giù, così come la prima partita. Quartetto composto da Conti, Pozzi, Toschi e Ercolani. Conti cerca il tiro, lo trova, anche il riflesso del portiere, poi palla spirita in out. Subito un pericolo, Ercolani dentro la Toschi, c'è in mezzo Conti, servito! Ancora una volta grande parata del portiere. Il lancio di Danilo nella zona di Conti, va fuori tempo numero 3, quindi Conti e non trova in questo caso Ercolani che era da solo. Ci vuole il numero 3 a rimediare al suo stesso errore, prova la conclusione verso la porta che termina abbondantemente a lato. E allora vediamo quale sarà l'esito di questa terza sfida, ragazzi. Intanto hanno già messo un'ipoteca sulla qualificazione nelle zone alte della classifica, quindi gli ottavi saranno comunque facili. Palla lunga, controlla il numero 8, pallone 1 contro 1, cerca il tiro, poi apre verso il 17, Pozzi sempre ben appostato, tiene lì il pallone, lo gestisce. Palla che rimane in campo, ma adesso no, rimessa laterale. Pozzi cerca e trova Toschi, uno contro uno per lui, va a puntare l'avversario Toschi, il tiro in porta, la parata, poi Pozzi! Alto, poteva fare meglio qua Pozzi, era da solo, calcia con il piede debole comunque, palla che termina fuori, non di molto. Attenzione qua, cosa è successo? Brutta cosa. Mi sa che non l'ho visto neanche bene, però mi sa che si va con punizione dentro l'aria. Forse ha fatto anche male il portiere, non ho visto onestamente questa circostanza, cosa è successo. Quella è la mattonella di Roby Conti Superbike, che però in questo caso lascia De Ercolani, che sembra pronto sul punto di battuta, pronto a calciare in porta. Tra l'altro ha trovato reti consecutive proprio il capitano di questa squadra, dei Blancos, sia nel primo match che nel secondo. Adesso vediamo come dispone in maniera scrupolosa la barriera il numero uno avversario, con Pozzi che comunque rivendica le ultime cose da rettificare in vista di questo calcio di punizione. Allora Ercolani dentro da Toschi, para il portiere in due tempi, questa è una bella occasione per la Gugliese. Intanto ancora una volta il portiere che, come nella partita precedente, sono sicuramente grandi protagonisti. Accelera Conti, serve Pozzi, può dare anche il tiro a spazio, serve sul secondo Ercolani che trova la conclusione, palla che termina fuori. Bella la palla per Pozzi, aveva tanto spazio qua il numero 9, ha deciso di optare per il passaggio sul secondo palo. Ercolani secondo me non colpisce come avrebbe voluto. Alza il pallone numero 3, cerca. Attenzione però, ha fischiato punizione il tiro di gara. Ah no, la palla è riuscita. Si riparte con il calcio d'angolo. Pozzi, corto del Colani, ancora Pozzi, palla in mezzo, ben appostato il numero 3. Ancora Pozzi. La serpentina di Pozzi, il mancino. Conti riceve. Conti può andare sul destro. Va invece del Colani che difende il pallone. Palla che sfida da Toschi, Ercolani! E arriva il gol del vantaggio per la Gugliese. Lo ha trovato Ercolani. Bravi sicuramente sia Conti che Toschi in questo caso. Trova il gol del vantaggio con il proprio capitano. Conti cerca il mancino, lo trova. Palla che termina fuori, tiro non particolarmente pericoloso, ma buono spunto da parte del numero 7. Oggi senza fascia, tra l'altro, come abbiamo sempre visto nel campionato con il Balz. Ma come? Una fotografo professionista come te, baby. Palla lunga, termina in out. Rimessa per la Gugliese. Toschi. Sto scherzando, non ti devo. Toschi riesce a trovare l'interno. Toschi va via. Toschi! E questa volta il gol lo trova lui dopo aver servito l'assist. Va via, ma sicuramente anche in questo caso il contributo di Ercolani c'è. Va sull'esterno del capitano, crea quello spazio centrale a Toschi che lo sfrutta tutto e si prende anche il gol del 2-0. Gestione il pallone per il Castelghetto.
palla in verticale verso il numero 8 pressato da Pozzi, prova ad andare via anche un po' di fisico e di forza. Palla centrale sbagliata perché Pozzi è veramente un osso duro. Pozzi insiste, tiene anche un po' la maglia all'avversario. Secondo Rigara che ci ha pensato un po', stava quasi per fischiare, poi ha deciso di lasciare proseguire. Conti. Pressato, palla verso Pozzi. Ercolani. Pozzi da Toschi. Si muove Ercolani, servito invece Conti. E attenzione, un braccio un po' largo. Si gioca. Si gioca anche perché secondo me ha toccato prima con il piede e poi è finito sul braccio. Quindi si parla veramente di tanta tanta involontarietà. Toschi. Va via Toschi. Un po' come ha trovato il gol del 2-0. Ha cercato più o meno la stessa traccia. Non l'ha trovata in questo caso. Buona copertura da parte del 17 che adesso esce. Lancio lungo. Bene, ha postato il numero 8 che perde il pallone da Toschi. Indemoniato Toschi in questa fase del match. Tiene anche il pallone, può andare anche al tiro. Non ha tante altre soluzioni. Toschi è costretto a lasciare scorrere. Ma bella, bella la partita di Toschi. Si riparte con la rimessa per la Gugliese. Entra Fabio, esce Conti, che finora non ha inciso in questo match, ma sicuramente è buona la sua prestazione. Ercolani, Fabio si è mosso ed è scappato via. Prova a servirlo Ercolani, non lo trova. Quindi ripartenza per il Castelghetto. Fabio si prende questo pallone, lo protegge, trova poi Toschi, tacco verso Fabio che può andare a tiro, Fabio dentro verso Toschi, Toschi lascia poi a Pozzi, non trova la porta, qua un po' leziosi, e qua Toschi invece si prende il fallo. E adesso sicuramente anche un po' di rabbia da parte degli avversari che insomma hanno subito un po', diciamo, atteggiamento abbastanza irrisorio da parte qui della squadra di Roby Conti. Fallo tu, lo faccio io, non l'ha fatto nessuno, però poco importa perché sembra ormai in archivio anche questa partita, seppur manca ancora tantissimo. Parte Fabio, palo, e colpisce il portiere, paradossalmente sfortunato in questo caso Fabio perché poi il tiro finisce sul palo, ma colpisce anche il portiere e lì molte volte finisce addirittura dentro il pallone, non in questo caso, praticamente pietrificato il portiere avversario. Bella la conclusione da parte di Fabio, potente rasoterra. Toschi, serve Fabio che si è aperto, il tocco lo favorisce, Fabio va via, Fabio! E trova il gol del 3-0. Nell'ultimo match non era riuscito a trovarlo, ora invece sì. Terzo gol stagionale, o meglio, terzo gol in questa competizione e terzo gol anche per la Gugliese in questo match. Toschi, palla per Fabio, uno contro uno. Fabio va da solo, poi serve bene. Toschi, palla il portiere, Conti sulla respinta. Tira alto, Toschi ha qualcosa da ridirgli. Conti un po' se la ride. Numero 6, va a sfidare Fabio, va anche via. Fabio non lo contiene e quindi ci prova il Castelghetto, palla in mezzo, l'ultimo a toccare è proprio Fabio, quindi calcio d'angolo per il Castelghetto bar centrale. Palla dentro, attenzione, grande occasione per il numero 2 che calcia verso la porta e trova anche la rete del 3-1 che riapre la partita, accorcia le distanze e vuol dire anche primo gol subito per la Gugliese in questo torneo, lo dicevamo prima, ancora in battuta e appunto siamo stati smentiti. Fabio cerca l'interno, va via, serve Conti, male. E quindi attenzione, altra occasione per il numero 2 che ha trovato poco fa il gol del 3-1. Ora il 5, prova ad andare via. Sbaglia l'appoggio, Fabio allora tu per tu. Fabio, Fabio il dribbling, Fabio va via. Fabio Di Mauro per il 4-1. E quando appunto il Castelghetto bar centrale stava per aprire la partita, Fabio ancora porta di nuovo sul più 3 la Gugliese. Onestamente anche secondo me il fallo non mi sembrava ci fosse. Fatecelo sapere nei commenti, situazione un po' dubbia, un po' dubbia. Però Fabio ha trovato ancora una volta il gol, doppietta per lui, quarto gol totale in questa competizione ed è 4-1. Palla ancora espulso, te lo dico. Porta il pallone numero 6, anche secondo me non era fallo. Conti va via, dopo il recupero di Fabio, Conti è tu per tu, Conti alza il pallone, cerca un pallonetto forse proprio un po' improbabile, palla che termina fuori, non di molto ma neanche di così poco. Fabio esce sul numero 5. Palla in verticale, trova il numero 6 che può andare al tiro, la rapona! Grande giocata, braccio attaccato. Altre proteste da parte della squadra avversaria che comunque non si esenta sicuramente da polemiche. Ora Fabio ha tanto spazio, può andare uno contro uno, Fabio va sul destro, non ha nessuno in mezzo e si prende il calcio d'angolo. Ercolani è arrivato con un po' di ritardo secondo me in questa circostanza a prendersi l'area di rigore. Conti, bella la giocata da parte di Conti, che è praticamente con un pallonetto. Poi Ercolani, corto da Conti, Conti! È stato anche colpito, in questo caso non ha accentuato la caduta, però il contatto io l'ho visto. Fabio, sbaglia il controllo, sembra ancora non aver trovato quella confidenza. Fabio con il campo, intanto ci ha provato il numero 8, bello l'intervento da parte di Cristillo che per la prima volta lo vediamo impegnato, o meno, una delle prime volte. Conti,
Suzzi si muove, attenzione a brutta gomitata alla parte numero 8. Forse anche volontaria. Intanto Fabio va via, serve Conti! Pare il portiere. Conti, serve Fabio. Palla che non va. La ripartenza, ci prova il numero 16. Si è aperto il numero 2 che trova il pallone e trova anche il gol. Il suo secondo gol che vale 4-2. Partita che ancora non è chiusa. Altra ripartenza. E altro gol per il Castelghetto Bar Centrale. Si è aperto Fabio, Pozzi va da Suzzi, sul secondo palo c'è Fabio, servito invece Ercolani che trova il gol, trova il 5-2 Ercolani, simile al gol del 4-2 del Castelghetto Bar Centrale, sotto le gambe del portiere e appunto ritrova ancora una volta il più 3. Quindi si riparte con il possesso per il Castelghetto Bar Centrale. Palla in verticale, la trova Suzzi. Trova a sua volta Pozzi che apre verso Fabio, si muove centralmente Pozzi, Ercolani, Fabio cerca il dribbling. Palla per Pozzi, Ercolani, Pozzi, velo per Suzzi. Fabio trova il pallone, va via sull'esterno. Fabio in mezzo! Anche in questo caso nessuno si è preso quella zona. Secondo me la palla di Fabio non è sbagliata, ma adesso è la ripartenza per il Castelghetto Bar Centrale verso il numero 6. Palla lunga, Danilo Cristillo. Palla in verticale verso il numero 6 che controlla. Danilo sempre molto attento, Fabio controlla con il petto. La tiene lì, si prende la rimessa laterale. Buon lavoro da parte di Fabio. Palla per Suzzi, gioca comunque molto bene la Gugliese, questo va detto. Magari il livello degli avversari non è eccelso, però sicuramente i giocatori di casacca bianca giocano con una certa fluidità. Muovono molto velocemente il pallone e si muovono molto bene a loro volta. Pozzi, Ercolani, serve Fabio che ha una possibilità per l'uno contro uno. Serve Ercolani che trova Fabio, anzi no, perché è ben appostato il numero 2 che va a chiudere quella linea. Fabio tocca, questa volta è scivolata ma questa volta regolarmente. E quindi va dal numero 6. Sul secondo palo se lo prende il numero 10. Il numero 6 va via. Insomma, casca a terra il numero 6. Ercolani se la ride, il fallo secondo me... so, siamo un po' al limite. Prima tutta corta, il tiro del numero 6 devia proprio Fabio, il tiro verso la porta e Cristillo compie un miracolo. La parata più bella che abbiamo visto fare finora in questo torneo sicuramente Danilo. Tiro pericoloso, diretto verso il palo alla sua sinistra. Interviene con la mano mancina e devia in calcio d'angolo. Bella occasione per il Castelghetto. Calcio d'angolo, palla in mezzo, ben appostato Ercolani, si può ripartire. Cerca il dribbling Ercolani, serve Fabio che ha tanto spazio. Fabio va l'uno contro uno, Fabio può e deve andare al tiro perché lo spazio glielo consentiva. Palla che termina fuori ma non di molto. Stiamo andando in chiusura anche di questo match. Palla in verticale però verso il numero 7. Scarica verso il 14, palla che sfila verso il numero 6 che può andare al tiro. Fabio tocca, quel tanto che basta per evitare la conclusione. E quindi Pozzi, contropiede per la Gugliese. Pozzi va via, gran giocata di Pozzi, dentro Pozzi! E chiude i giochi Ivan Pozzi, percussione fantastica da parte del numero 9. Che porta il risultato sul 6-2, grandissima giocata da parte di Pozzi che ha trovato un gol veramente molto molto bello. Gioca come uno che non ha mai dato l'addio al celibato, nubilato, qualsivoglia. Pensare che intanto Fabio avrebbe un'altra occasione, ma il match termina qui. Il risultato dice 6-2, altra grande prova della Gugliese. Intanto arrivano anche le proteste da parte della Castelghetto Bar Centrale. Onestamente chiedevano che si giocassero 30 minuti, ma non penso che questi 5 minuti avrebbero potuto cambiare l'esito del match. Cosa ne pensi? Ti vedo abbastanza provato. Un po' stanco, sì. Sì, hai giocato comunque molto. Tra l'altro questa volta sei entrato dopo, però hai giocato tutta la partita. Quindi sicuramente è abbastanza impegnativo. Sì, sì, impegnativo. Impegnativo, adesso, impegnativo. Abbiamo un po' di pausa e poi l'ultima partita della giornata. Questa pausa come la sfrutterai? Pausa spritz? Non so, qualcosa di... la birra? Direi un'altra bella prova. Ti ho visto comunque coinvolto in diverse occasioni offensive. Hai trovato 2 gol. Bella prova. Sì, l'importante era vincere senza faticarci anche questa troppo, visto che ci manca l'ultima. E poi domani la parte importante. Delle tre la partita più difficile, secondo te qual è stata? La seconda forse. Perché alla fine questa partita... Secondo... anche se loro erano, non so, forse anche meglio degli altri, in questa avevamo più, secondo me, il controllo. Sì, secondo me vista da fuori quelli di prima erano più compatti, però erano meno forti individualmente, mentre questi di ora erano più forti, però gli mancava qualcosa a livello proprio, sì, di... difensivo probabilmente. Questa partita non ho mai pensato che potessimo perderla, a differenza della scorsa in cui magari c'erano un po' più di dubbi. Sì, null'altro da dire se non adesso testa all'ultima partita di qualificazione. Come ci arrivate? Beh, ci arriviamo bene, abbiamo vinto tutte le partite senza, secondo me, senza troppe difficoltà. Quindi secondo me dobbiamo giocare così anche la prossima, sempre con calma, senza stancarci troppo, visto anche che alla fine le partite più importanti sono quelle di domani. Un rimpianto grande della partita di oggi o fino ad ora qual è stato? Nessun rimpianto, abbiamo vinto tutto. Neanche nessun rimorso? Neanche.
No. Pensi che sia colpa di qualcuno se tu oggi non sei riuscito a trovare la tripletta? Ricordiamolo, una tripletta che manca da 1153 giorni. Oggi l'avresti potuta trovare per scacciare la maledizione, ma non ci sei riuscito. E allora niente, noi adesso possiamo andare all'interno della quarta partita. Andiamo. Intanto possiamo apprezzare un Fabio che si sta allenando per la 100 tiri challenge. Guardatelo qui a calciare, a cercare di beccare la porta, che è quello l'obiettivo più grande. Alla fine è la cosa più difficile della 100 tiri challenge, beccare la porta. Dopo, se si fa gol o non si fa gol, quelli sono dettagli secondari. Allora abbiamo iniziato anche con l'ultimo appuntamento, subito conclusione da parte numero 11. Attento subito Danilo. Altra conclusione sempre da parte numero 11, ancora fuori. Palla per il numero 99, palla lunga, attenzione Fabio deve gestire un avversario scomodo anche per la differenza fisica. Lo contiene, recupera il pallone, quindi può andare in contropiede con Ercolani anche sulla sinistra. Fabio va da solo, gestisce verso Conti. Conti va da solo. Cercato di saltare il portiere per calciare con la porta sguarnita, non è riuscito a trovare la conclusione. Conti, corto da Ercolani che va al tiro, murato, ancora calcio d'angolo, si rimane lì. Sempre corner battuto da Conti. Fabio è largo sulla sinistra, viene servito proprio lui che controlla, bello lo sto con il destro, un po' troppo lungo anzi, il portiere alla fine riesce a gestirlo. Si allarga anche il portiere che adesso prova a salire, prova a prendere metri. Ora guizzo numero 11, va al tiro, la deviazione favorisce la rete dell'1-0 del Real Bari, lo ha trovato il numero 5. Qua si è mosso bene tra le file della difesa avversaria, in mezzo a Pozzi ed Ercolani, ha trovato lo spazio giusto, forse anche con il tacco, per siglare quello che vale l'1-0 per il Real Bari. Per la prima volta la Gugliese adesso si trova sotto, vediamo quindi anche una reazione, come sarà e se ci sarà. Non riempie il centro in questo caso la Gugliese, quindi può ripartire la Real Bari. Pozzi cerca il numero, non riesce a passare, poi trattiene l'avversario, ma il direttore di gara decide per il fallo del numero 8. Arriva anche giallo per proteste per il numero 11. Vediamo se Conti andrà alla conclusione. Siamo un po' lontani. Serve Fabio, protegge il pallone Fabio. Cerca il mancino, sporca il pallone il numero 8 che adesso può dare anche il via al contropiede. Palla lunga verso il numero 11, un po' troppo. Palla che si perde in out, rinvio per Danilo Cristillo. È partita un po' contratta la formazione di Roby Conti e compagni quest'oggi. Sta faticando, c'è da dire. È una cosa che non è mai accaduta fino ad ora. Palla lunga, arriva Conti, duello fisico, con spalla. Come è detto anche dal direttore di gara, bravo Conti, un ottimo lavoro difensivo. Ora trattiene anche la sfera, mantiene il possesso, alza verso Ercolani, dentro verso Fabio, controlla Fabio, murato. Questa è una bella occasione per la Pugliese. Palla in profondità verso il numero 99, Fabio lo contiene, lo tiene di spalle, riesce a mettere un pallone interessante in mezzo, bravo Pozzi perché era appostato benissimo, poi rischia Danilo che poi va via palla al piede e poi palla probabilmente uscita, difficile da vedere da lì. Arrivano anche le proteste, però la segnalazione è arrivata anche abbastanza prontamente. Ercolani si prende il centro, c'è Conti a sinistra, Ercolani va da solo, non lo serve qua, una scelta sbagliata che favorisce il contropiede per Albari. E quindi c'è il numero 5 che può andare verso la porta, cerca l'interno, forse sbaglia scelta, Pozzi bravo a gestire questo pallone, poi però lo perde momentaneamente, Fabio situazione un po' scomoda, deve andare verso l'esterno e lo fa, Pozzi trova la deviazione, trova la rimessa laterale, Conti cambia il movimento di Fabio che è verso l'interno, Fabio riceve, Fabio il mancino! Intanto molto bravo qua Pozzi nell'anticipo, apre molto bene da Conti che ha diverso spazio davanti a sé. Cerca di convergere, poi sbaglia, attenzione perché adesso il 5 è una grande opportunità per trovare il raddoppio, il tiro, la palla termina sul fondo di pochissimo, barba al palo. Pozzi apre da Conti che ha spazio per calciare, Conti va verso il sinistro, Conti murato e quindi Pozzi prova a continuare l'azione offensiva alla Gugliese, sempre Pozzi, Pozzi il destro, miracolo del portiere, bello il tiro di Pozzi, ottimo riflesso del portiere, bravi tutti e due, ma si riparte dal calcio d'angolo. Fabio è da solo sulla fascia destra, Ercolani preferisce Pozzi, poi sbaglia la scelta e anche l'esecuzione, quindi può ripartire il numero 8, Fabio statico qui, aveva trovato anche il tempo il numero 8 qua per saltarlo, poi preferisce tornare indietro. Pozzi lascia da Conti, anche lui a diversi metri, la Bari però è compatta, Conti al tiro, blocca, bella la presa da parte del portiere, tiro insidioso, l'ha fatto sembrare molto più facile di quello che era. Palla il numero 2 verso il 99, troppo da solo, calcia verso la porta, para, blocca Danilo, Fabio 1 contro 1, 2 contro 2, Fabio verso il destro e trova il gol, Fabio Di Mauro, bello questo gol, riesce a trovare lo spazio giusto per andare al tiro, lo fa con i piedi deboli, lo fa con il destro e ancora una volta però è sempre molto bravo anche con quello che appunto non sarebbe il suo piede preferito, riesce a pescare l'angolino e a pescare il pari 1-1. È un gol importantissimo, tra l'altro gli avversari sembrano conoscerlo perché gli chiudono il mancino, è andato sul destro questa volta ed è riuscito a trovare un gol importante.
Attenzione intanto il guizzo del numero 8, il tiro verso la porta, palla che termina fuori. Fabio è aperto qua a sinistra ed è anche da solo e anche diverso spazio, infatti Pozzi decide di servirlo in verticale da Conti. Corto sempre ci sarebbe Fabio, non riesce a servirlo Robby Conti, quindi può ripartire la Real Bari. Fabio, buon lavoro difensivo, poi attenzione perché c'è diverso spazio qua sulla destra dove c'è il 2 che riesce a imbucare verso il 99, Cristilli! Altra fantastica lettura da parte del portiere che riesce ad uscire con i tempi giusti fuori dall'area di rigore. Riesce a vincere il rimpallo e a prendersi la rimessa dal fondo. Fabio, altra occasione simile alla precedente, si allunga in questo caso il pallone, perde la sfera di gioco che termina tra le braccia del portiere. Partita comunque in equilibrio, situazione però che la Gugliese possa ribaltarla, ma anche la Real Bari l'occasione se le sta creando. Ercolani trova il guizzo, l'appoggio, poi nella zona di Toschi che subisce fallo. Fabio tra l'altro aveva cacciato verso la porta, anche piuttosto in maniera interessante, ma c'era già stato il fischio, quindi punizione sulla fascia sinistra per la Gugliese. Pozzi pronto a battere, cerca corto Fabio che pensa alla conclusione, l'ultimo uomo non deve rischiare, infatti va da Pozzi. Pozzi in mezzo, trova sempre ben appostato il numero 2. Fabio rischia, commette fallo, ma ci sta vista la situazione. Mi era messo un po' male in questo caso la Gugliese. Palla in verticale, Suzzi legge bene, poi trova l'anticipo il 16, lo scambio con il 2, ancora Danilo, sempre ottima lettura, riesce a capire sempre con grande anticipo quando uscire e lo fa sempre con grande efficacia e intelligenza. Palla verso Suzzi, cerca all'interno, letto prima in anticipo sempre al numero 8 che sta facendo una prestazione fantastica, sguscia via e serve come sempre il 16, in mezzo all'aria prova la conclusione, blocca ancora una volta Danilo che questa volta decide di partire, ha tanto spazio, serve Fabio che anche lui ha diversi metri a disposizione e allora si li prende tutti, apre poi da Toschi che cerca il fondo, lo trova, Toschi in mezzo, Pozzi e passa avanti la Gugliese con la rete del 2-1. Siglata appunto da Pozzi, bravissimo in questo caso Toschi a trovare appunto il fondo, a vincere anche il rimpallo di potenza, di forza. E poi in mezzo Pozzi, lucido, freddo, a pescare lo spazio lasciato dal portiere e realizzare il gol del 2-1. Ora si riparte per la prima volta in questo match, va avanti la Gugliese. E allora corner per Bari. Palla in mezzo, è da solo il 17 che chiude verso la porta. Pesca il primo palo, lasciato incustodito da Danilo, situazione molto complicata per lui, tiro potente, basso, raso terra, vale 2-2, di nuovo parità, di nuovo. Situazione complicata adesso per la Gugliese che deve di nuovo reagire e di nuovo passare avanti. Toschi la tiene, Conti ha spazio anche per andare al tiro, Conti serve Toschi, Toschi è da solo, in mezzo non trova nessuno e qua qualcuno si deve prendere però al centro dell'area. E infatti Toschi si lamenta, anche ragione, bello ancora una volta lo spunto, ma non ha trovato come l'occasione del gol di Pozzi un supporto. Tanto 16 sponda di petto verso 17 che calcia verso la porta, non trova il buco in mezzo alle gambe di Suzzi e quindi si riparte con Conti. Siamo già dall'altra parte con Conti che cerca il guizzo, lo trova sulla fascia, poi rallentato da un ottimo lavoro sempre da parte del numero 8, cerca all'interno, ora lo trova, non trova spazio per calciare, poi Pozzi pensa al tiro, Pozzi corto, c'è Suzzi, Pozzi va da solo, Pozzi, bellissima giocata da parte di Van Pozzi che trova all'interno, trova la conclusione, non la porta e neanche quindi il gol del 3-2. Ivan Pozzi da maestro all'immortale, praticamente l'uomo che non muore mai, 37 anni a non sentirli ed è il giocatore che ha creato maggior indice di pericolosità quest'oggi, Fra. Eh sì, tra l'altro sempre molto attento anche in fase difensiva, intanto Suzzi non riesce a contenere il 17 che è veramente sgusciante, grandissimo lavoro tecnico da parte del 17 che poi è l'ultimo a toccare, ma veramente una mina vagante della difesa avversaria. Pozzi sulla sinistra, servito con i tempi giusti e quindi va a sfidare la retroguardia avversaria. Pozzi pensa al tiro, lo trova! Ivan Pozzi sulla falsa riga della traccia che abbiamo visto poco fa. Questa volta riesce a convergere, a trovare il centro, a trovare l'angolino per battere il portiere 3-2. Preso in controtempo è difficilissimo salvare questo tiro. E infatti non ci è riuscito il portiere della Real Bari. Davvero leader, Pozzi. Pozzi recupera anche questo pallone. E la partita finisce così, finisce 3-2, questa volta sicuramente più sudata delle altre, riesce a vincere la Gugliese sulla Real Bari. Arrivano anche le proteste per il tempo che si è giocato, l'abbiamo visto già precedentemente nelle altre partite, ma alla fine comunque portarla a casa è sempre la squadra in casacca bianca, questa volta con un incredibile Ivan Pozzi che ha trovato una doppietta personale. Da trascinatore, da leader, un giocatore che sicuramente si è dimostrato importantissimo per il Balsa
e lo sta facendo ancora di più per questo contesto, per la Gugliese. Dunque è finita questa sfida, Fre, sul punteggio di 3-2, sono riusciti a espugnare anche l'ultima partita, ragazzi, di Roby Conte e compagni, sicuramente la partita più difficile, la partita in cui ci siamo divertiti di più, in cui però c'è stato meno spettacolo. Sì, però sicuramente penso la partita più divertente di oggi, comunque è stata una partita molto combattuta, giocata comunque a ritmi più alti rispetto alle altre, senz'altro, in maniera piuttosto evidente. Decisa poi chiaramente la giocata del singolo da parte di Pozzi, che ha cercato appunto, come dicevo anche in telecronaca, quella traccia poco fa e poi aveva trovato praticamente su un asse molto simile il gol del vantaggio. Io chiederei a Ivan, Pozzi, oggi ti ammazzo. Dimmi. Cioè, ma come fai ad essere arrivato a 37 anni così? È stare vicino a Roberto Conti. A stare vicino a Roby Conti, ti trasmette giovinezza. Trasmette giovinezza, sì. Cioè, comunque complimenti, due gol incredibili quest'oggi, ma... Fortuna. Forse una... Era dal 1940 che non facevo... facevi doppietta, ricordiamolo, quindi comunque... È merito del mister. Che schia... Sentiamo anche il mister. Sentiamo anche il mister. Io volevo Danilo, ma... Solo per dire che è da un anno che ci stiamo preparando per questo torneo. Esatto, allenamenti cattivissimi. Tra l'altro sono andati in difficoltà anche proprio nell'ultima partita con i cambi, perché ne avevano talmente tanti e non sapevo chi far giocare. Ma cosa pensa della sua special guest Ivan Pozzi, mister? Beh, oggi male. Però l'ultima partita molto bene, quindi direi che stiamo lavorando per domani. Una doppietta adesso, domani l'obiettivo è quello di vincere il torneo, Ivan. Domani l'obiettivo intanto è di arrivare alla prima partita vivi. In base alla serata. Domani. L'obiettivo è arrivare a domani, perché ogni anno che passa l'obiettivo è sempre arrivare al giorno dopo. Ci sta, comunque, complimenti, è una cosa incredibile. Considerato anche l'addio al celibato, oggi ancora di più un Ivan Pozzi prerompente che vedremo anche l'anno prossimo al Balsa. Speriamo, adesso dobbiamo parlare, però vediamo. Sei proprio venale, Ivan, cioè sempre di soldi, si parla con te, credimi. Dopo la doppietta di oggi, il valore transfer market è aumentato sensibilmente, tra l'altro. Adesso, prima valeva una patata al forno, adesso una pizza, almeno una pizza, sì, una pizza. Ci siamo arrivati. A una pizza ci siamo arrivati. Grazie mille, Ivan. E allora eccoci al termine di questa sfida, vinta dalla squadra di Roby Conti per 3-2. Fabio, ti sei trovato in estrema difficoltà quest'oggi? No. Abbiamo visto che avresti potuto fare di più oggi, sei tornato un po' fantasmino Casper nella prima metà, dopo sei uscito meglio. Queste sono le tue opinioni, non rispondo alle critiche. Comunque hai giocato, sì, secondo me non una partita incredibile, però hai realizzato un bel gol andando sul destro. Ecco, quell'occasione comunque con me che l'hai letta, pensavi che appunto il tuo avversario ti chiudesse appunto l'interno, quindi il tuo piede forte, e sei andato lì, giusto? Sì. Cioè, ho sentito anche dalla panchina che dicevano il sinistro e quindi sono andato sul destro, visto che a quel punto penso che si aspettava che andassi sul sinistro. Ok, per quanto riguarda comunque in generale la partita di oggi, sicuramente la più difficile, sicuramente la più complessa anche sotto l'aspetto difensivo. Ho visto anche negli avversari diversi elementi forti, anche tecnicamente. Te come l'hai vista? Sì, diciamo che eravamo anche tutti un po' più stanchi, visto che sono state le ultime due partite della giornata. Sicuramente eravamo molto più affaticati rispetto alle prime due. E quindi dai, siamo stati bravi perché comunque siamo riusciti a vincerle anche un po' sotto ritmo, diciamo. Dopo i 12 punti siete la squadra favorita? Non lo so, nel nostro girone penso di sì, non so gli altri gironi come sono. Mi hanno detto che ci sono squadre più forti comunque, quindi vedremo domani. 5 reti in 4 partite, Fabio Di Moro si può ritenere soddisfatto o è rammarico per qualcosa che avrebbe potuto fare di più? No, beh, sono soddisfatto, le abbiamo vinte tutte, questo è l'importante. Fare un gol in più, un gol in meno non mi cambia niente. Quindi a seguito di queste dichiarazioni rimani al Balsa? E se rimani al Balsa, capitano? Secondo me queste sono tue interpretazioni delle parole di Ivan, non credo che abbia detto come hai detto tu. Cioè, un Ivan che ha giocato tutta la partita col pantaloncino dell'Aposa Bologna, questo è un segnale sicuramente gravissimo. Tra l'altro... Calciomercato, esatto. Tra l'altro è arrivata una lettera nelle ultime ore da parte del Balsa in cui rivendica ovviamente quanto insomma non è stato fatto da Ivan Pozzi, perché non gli è andata giù ovviamente il fatto che indossasse il pantaloncino dell'Aposa, giocatore ancora del Balsa Poggese, ricordiamo, fino almeno al 30 giugno, dopodiché scadrà il suo contratto e si andrà al rinnovo. Noi allora, ragazzi, vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, siamo quasi 100.000 iscritti, quindi iscrivetevi, raggiungiamo questo traguardo. Mi raccomando, lasciate anche tantissimi mi piace al video e commentate, rimanete sintonizzati sul nostro canale perché andremo avanti ovviamente con questo torneo. Vedremo come vi posizionerete, se riuscirete poi magari a portarlo a casa e appunto a vincerlo. Insomma, te come te la senti per questo torneo? Beh, dai, per adesso sta andando bene, quindi c'è da essere fiduciosi. Poi non so, vediamo domani perché non so bene il livello delle altre squadre. Allora ragazzi, vi ricordiamo ancora di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!